Salvini si è augurato che tutte le testuali parole sono state: spero che i manifestanti non sfascino Milano. Qui dal camping No Expo cosa rispondete? Beh, chi in questi giorni sta creando tensione non sono sicuramente gli attivisti della rete Attitudine No Expo. È tre giorni che le forze dell'ordine sgomberano, fermano, perquisiscono case, alzando il clima di tensione in città. Come potete vedere, questo è un luogo tranquillo, non ci sono state le calate di barbari che si aspettavano forse qualcuno. Come avevamo dichiarato, il campeggio serviva a dare accoglienza a chi, non avendo residenza a Milano o vicino a Milano e voleva venire alla May Day, poteva farlo. Ripeto, la criminalizzazione preventiva non ha aiutato né a svelenire la tensione, non aiuta ovviamente il confronto con i cittadini, il confronto con le persone che magari vorrebbero sentire anche cosa proponiamo, e non aiuta secondo me appunto a svelenire quella cappa iniziata tre mesi fa, quando si è detto appunto che Milano sarebbe diventata come Genova nel 2001. Hai passato la notte qua in campeggio? Abbiamo passato la notte qui in campeggio, sì. È stata? Ma particolarmente piacevole, poi noi siamo in un camper perché siamo qui da parecchi giorni, però è assolutamente piacevole. Si è creato un clima di tensione forse inopportuno di fronte a questa manifestazione e di fronte al vostro presidio qua al Parco di Trento? È la solita criminalizzazione dei movimenti, e in particolare del movimento No Expo, che viene fatta sempre ad hoc, esclusivamente prima di un grande evento, e quindi in funzione di creare la tensione che stanno creando loro. Noi la tensione non mi sembra, perché siamo abbastanza lucidi e sereni per affrontare questa giornata.